classe fra gli avversari. Però mi diverte proprio sentirmi fondamentale per la vittoria. Quando litigavi su Facebook con Vodafone per gli 80 di ping 22. Grazie Marco per i 6 mesi. Grazie, come stai? Ho sempre avuto problemi di connessioni o di hardware. Allora, abbiamo Ivern, Syndra, un po' di AP. Banniamo sempre Udyr. Anche se Udyr non credo che sia forte contro Ivern. Però secondo me è sbloccato, quindi lo levo a priori. Non uso tanto Rakan, è vero. Il fatto è che si giocano un sacco di CC in questo meta. Quindi Rakan non lo vedo. Poi di solito Rakan lo picco in counterpick di Rakan, di Pyke. Prima hanno preso Pyke, ma preferivo giocare Blitzcrank contro di Pyke. Perché c'è anche Zoe, contro Zoe mi piace giocare Rakan. Vediamo un attimo. Bella Harlock, mi fa piacere se è piaciuto il video. Io ho Blitzcrank pure qua molto forte, quindi immagino che sia Lucian mid, Twitch support, qui arriva Lulu, se arriva Lulu possiamo già andare Blitz. Arriva Belvet, magari ci arriva una Kai'Sa. Una Kai'Setta. MF non ci piace molto. I don't love MF, prefer. I don't love MF. Preferisco. I like it more black. Anche Taric di solito lo gioco quando c'ho 3 melee contro. 2-3 tanconi. Qui stiamo prendendo probabilmente Alistar o Blitzcrank, sono i due pick più forti che giochiamo. E di base in realtà potresti giocare anche Nami. Giochi Braum. Vedo Ale, Nautilus mi chiama Braum. Braum Lucian forte. Ha un sacco di auto-attacker. Andiamo di Braum. Braum giocabile con i Nitabi in questa partita perché hanno un sacco di auto-attacker. Anche Katarina ha un sacco di auto. E poi penso il Knight's Vow, primo item, Frozen, ho un'idea. Twitch auto-attacca molto lontano, quindi rischia un po' di il Frozen. Quindi mi sa che il Knight's Vow è più forte. E poi sì, possiamo fare Loki secondo item. Potremmo anche pensare di fare un pezzo di MR prima se vediamo che Katarina si fida troppo. Però un pari coltine di Katarina? Penso di sì, non te lo direi con certezza. Allora. Cosa mi frena a fare una road to challenge in America? Potrei andare in America, sai. Più che altro è più la questione logistica, non è facile andare in America. Che serve per andare in America? Passaporto? Chissà, per un mese forse non ci fanno problemi. Sì, Braum qui è forte. Abbiamo un pick più passivo rispetto agli altri game dove potevamo vincere la botlane. Con Braum è difficile che tu vada a vincere. Non lo so. Mi immagino una Q di Braum su combo di Lucian su Twitch. Twitch che muore, ma di base devi semplicemente stallare Nautilus. E poi in mid late game possiamo essere utili contro Belvet, Katarina, Twitch. E andiamo. Vamos.
Ciao, no, ma scritto qui sono i League, sto attualmente giocando Support, preferisco giocare Enchanted anche se ultimamente gioco qualche tank, volevo chiederti qualche consiglio per migliorare i buoni games. Ciao, Fra. E allora, per migliorare il gioco la cosa più importante secondo me da fare, a mio avviso, è giocare meno personaggi possibile. Meno campioni di giochi, più per te è facile imparare. Giocare cose che ti divertono, che ti piacciono, senza forzarti di fare chissà che cosa. È buona, magari giocare anche con qualche amico, così da avere anche un mood più friendly. E anche magari di giocare campioni proprio semplici da giocare. Sona, Leona. Vabbè, anche Janna, Soraka. Non sono facilissima. Cioè, non come sono. E semplicemente gioca, 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 su, divertiti e gioca. Top volatile. Sarà mica un uccello? Partiamo di E. Mi piacerebbe prendere un po' di priorità. Questo aggiornamento delle grab di Nautilus, anche se dubito che arriveranno. Allora. Con 3 l'abbiamo vinto, eh? E siamo qui per questo, per prenderci quel grab in bocca. Prendiamo anche la priorità di push, direi. Aia. Vai. Possiamo fightare. Ridiamo il trade. Peccato per top perché abbiamo gankato e abbiamo perso sul gank. Non dovrebbe mai succedere qualcosa del genere. Belveth potrebbe avere anche invaso, non abbiamo idea. La wave è veramente terribile, è tutto molto brutto. Quindi Ivern è solamente il blue buff, ci pinga di beccare. Ma... Ok, là. Lei ha preso anche il red buff. Oioioio, male male. Sì, male male. Belveth nemica ha invaso. Sarebbe un po' forzato, non vorrei ci fosse Belved dietro. No, bella. Potremmo farlo un trade su... come si chiama l'amico Twitch? Ok, non mi ha posizionato, credo. E la vinciamo? No. Il problema è quando gioco Braum, è vero che il team un po' perde, un po' me la vivo male. È un po' una flippata. Là il team perderà male. Pure con Braum ci vinco un sacco di partite. Che maximum up, buon maximum. Possiamo ucciderlo forse. Devi farti grabbare, è morto. Life is good, no?
Oi, oi, oi. Bene, Bot ha vinto. Ripeto, non doveva vincere. Sto vincendo davvero tante lane phase. Ma male, eh. Vieni a suicidarmi. Ma non credo sia efficiente. Ci abbiamo da fare i tabby, però non si possono fare adesso. Possiamo fare cooldown reduction e recabile pink. Ci accontentiamo. Oh, midlane. Bella pop, tutto bene, tu come stai? Giriamo per questo. Non si gioca. Mettiamo la pin qui che non si sa mai. Comunque. Schifo non ci fa. Bene. Questa pink ci ha fatto fare una kill. Quello perderà 1 milione di minion in bot. Speriamo che tilti. Ma direi bene anche questa partita, ragazzi. Ok, muoio, devo flashare forse. Invece muoio. Oh, sto godendo, ragazzi. Mamma mia, sto proprio godendo. Build giustissima. Adesso andiamo ai tabby. Non so se me li faccio subito, me li faccio dopo. Mi faccio prima Knights, ci sto riflettendo. Perché potrebbe essere più utile fare Knights o Rush piuttosto che tabby. Non lo so. Faccio Knights o Rush. Sì, faccio Knights o Rush. Abbiamo Lucian che è troppo forte. Deve andare un po' più veloce di lui. No, abbiamo la stessa identica velocità, non la raggiungerò mai. Quella muore? No. Che feels bad, ragazzi. Non giocare con Fiora, la più stupida del gruppo. Però vai, Vayvern, Fiora è effettivamente forte. Allora, io purtroppo qui non. È inutile anche nasconderci. Proviamo a devare, non sarà facile. Mi sa che vado via perché Twitch non dovrebbe nemmeno farsi vedere. Leva una ward se c'è qui giusto per aumentare la sua ansia. Secondo me non rimane, ragazzi. Proprio anche se è disperato a rimanere. Vedi, un attimo, vaffanculo. Il flash, ma mi serve. La devo usare. Dici che muoio, non credo. Lato. Quello muore, no? Perché hai fatto sta cosa? Non muore quello. Oi, 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 minchia, ho trollato. Un piccolo errore. Costato tantissimo. Ma poi è stata la lettura sbagliata di rimanere bottom. Devo andare in midlane come mi ero detto. Vabbè, dai, succede.
Che palle. Lui non si sta divertendo. Male. Sì. Abbiamo trovato poi. Ci abbiamo trovato. Da che il gamer ha vinto, adesso è equilibrato. Abbiamo il nezzo per questo Lucian. Appena ci siamo allontanati dal seminato, dal buon Luciano Bot, è una brutta puttana. Bot eravamo troppo più forti, no? Continua a giocare bot. Let us go. Abbiamo il mezzo. La torre di cade sicuro. Non può nemmeno ultare il tizio. Non è giocabile. Allora, Jax è morto. Syndra muore, ma è detto. Muore pure Katarina e fai davanti. Mi faccio questo. Quello è pericoloso. Muore, se è morto. Abbiamo questa pink, questa ward. Errori, errori. Errori avvengono. Giochiamo per Herald. Difendiamo la mid lane. Andiamo per questo. If you have problem, you come to me first. Vediamo in mezzo a lui. Non è male. Muore. Non ci credo. Abbiamo fatto un push al cazzo. È vero, è vero. Si è abbassato il livello della partita. Io non guardo Drake Vision, ho per Herald. Sometimes Icy Heart just needs warm smile. Shut down. Io non guardo Drake. Ed è pure la mid, credo.
Godo. Bene, prendiamo e portiamo a casa. Il suo flash vale sicuramente più del mio. Questo è un gran fight. Bene, fece cercare quel cespuglio. E ci dobbiamo fare un po' di magic resistance. Probabilmente questo back è RMR, non era questa roba qui. Ma ormai l'abbiamo fatto. E giriamo per Herald Vision. Ok. Tappo l'araldo, c'è qualcosa che posso fare? Non credo. Bravo, ma dove stai giocando? Aspettiamo che le colle. Ha perso. Tutto questo così non per fare male un minimo. Qui ci sono vicino, non può mai ingaggiare. Prendiamo il pre e poi giro per quello. Forse posso andare ad aiutare il bot. Qui potremmo morire, no? Giro per questo che abbiamo. Ma la prendo ora da me. Ci sono anch'io. Vince il game. Vinciamo, per favore. Non ci posso credere. Ci sono rubate due kill a gratis. Potrebbero giocare Baron. Mamma mia, che tragedia. Non male che non sono acceso. Quello è morto. Oh. Giochiamo Drake, giochiamo Drake. È qua.
Dovrò chiamarlo, sì, anche se è improbabile. Lo chiamiamo noi pure. Guarda che lo potrebbero fare. No, mi ha ascoltato. Torba. Mechilab. Vabbè, giochiamo per questo. Non so se riusciamo a prenderlo. Non muore. Dobbiamo resettare. E ora sì, Jax muore, no, nemmeno l'ha controllato. Non devo voltare. Non devo nemmeno flashare il fiore, secondo me, però vabbè. E possiamo giocare per T2 top, sì. Che vuoi giocare là? C'è la torre lì. Stanotte ti ho sognato. Ero a letto. Ho sentito bussare alla finestra. Dietro al vetro c'era la tua faccia illuminata dalla luna. Di colpo si è aperta la finestra e sei fluttuato nella stanza, nudo. Là. Ti sei adagiato sul mio letto. Io ero paralizzato. Hai messo l'indice sulle mie labbra, come per zittirmi. Ti sei avvicinato al mio viso e io non ho opposto resistenza. Poi hai sussurrato. Sarai il mio ultimo grab, stellina. Mi sono svegliato e c'era un capello rosso sul cuscino. Era un song, King, era un song perché... Il cappello è impossibile. Peccato, era morto, lo so, no. Perché stavo cercando di flippare tutti i posti? Dobbiamo il locket in base, questo record mi fa proprio peccato. Quello poteva morire. Ok, sai che potrebbe finire il game. Minchia, ne abbiamo vinto un po' oggi, ragazzi. Eh sì. Ho fatto 200 LP, tipo.
GG Paolo, we will win worlds. Può essere, può essere. E andiamo, dai. Ok. Un secondo box. E no, devo andare via, ragazzi. Devo andare via, devo mangiare, devo prepararmi per la pallavolo. Direi che è andata bene, ragazzi, oggi. Guarda qua, erano 500 LP, siamo